Se il nome di Peppino Pavone non è ancora ufficiale per ciò che interessa l'organigramma rossonero, il Foggia le prese con le prime battute del calciomercato per confezionare a Zeman una squadra pronta per il ritiro estivo. Tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo che verrà presentato molto probabilmente la prossima settimana. Si parte dalla porta con lo spagnolo Miguel Angel Martinez, osservato speciale poiché svincolato dopo l'esperienza a Catania. L'altro nome per il ruolo di estremo difensore è il 22enne Stefano Mazzini, anche lui senza squadra, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e con diverse esperienze a fronte. Per la difesa si punta Luigi Carrillo, centrale ex Casertana e Genoa, con 33 presenze all'attivo nell'ultima stagione in C. Dalla Juve Stabia, squadra da cui Pavone si è separato, potrebbero arrivare Edgar Elizalde, terzino sinistro, Alessandro Mastalli, centrocampista, e il forte attaccante Gennaro Borrelli. È svincolato anche il classe 91 Carlo Ilari, il quale ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Teramo, siglando anche 7 reti. Zeman ha bisogno di attaccanti pronti al sacrificio e disposti ad incarnare al meglio il suo stile di gioco ultraoffensivo. Bomber cercasi per la squadra rossonera, che ha messo nel mirino anche Alvaro Montero, centravanti spagnolo ex Fano, abile nel gioco aereo grazie al suo 1,90 m di altezza. Oltre al già citato Borrelli, attenzione alle occasioni Merole e Maurizio, il primo con un passato nelle giovanili dell'Inter, il secondo alla destra dell'Ecco. Piace infine Simone Russini, napoletano doc con grande esperienza nella terza serie. Nella giornata di oggi sono arrivate però le prime notizie ufficiali che riguardano un'operazione in entrata e l'altra in uscita. Si lega al Foggia l'albanese Holger Merkai, ex Bra, duttile in più posizioni lì davanti. L'ala destra è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria prima di giocare per tutto Cuoio, Casale, Chieri, Breno e appunto Bra. Ufficiale anche la separazione tra Calcio Foggia e il suo ormai ex capitano Gavazzi, che saluta dopo un'ottima stagione con 34 presenze all'attivo. Staremo a vedere chi arriverà, ciò che è certo è che il mercato del Foggia è attivo più di quel che sembra.